Allarme rientrato. È stato ritrovato intatto, abbandonato all'interno di un'area dell'ex ospedale di Summa, il Tanax. Il farmaco letale rubato al servizio veterinario della ASL di Brindisi tra il 24 e il 25 luglio scorso. Rientra dunque l'allarme lanciato immediatamente dopo la denuncia presentata alla questura dal dirigente veterinario Donato Sole. Il flaccone, ancora intatto, è stato ritrovato all'interno di un borsone in maniera casuale da uno degli stessi medici veterinari della ASL, che ha subito avvisato la polizia. Subito dopo il colpo, gli agenti della sezione volanti avevano individuato alcuni pregiudicati, ritenuti possibili autori, poiché le immediate perquisizioni in casa avevano consentito il ritrovamento di altro materiale per uso medico rubato. Per questo motivo i due erano stati indagati per reato di ricettazione in concorso. Secondo gli investigatori, il rinvenimento di parte dei medicinali è sicuramente il frutto della pressione esercitata sui pregiudicati indiziati del reato che con ogni probabilità, vistisi ormai braccati, hanno preferito disfarsi del medicinale letale. Sono stati assicurati alla giustizia gli autori dell'aggressione di Roberto Pezzuto, il controllore di 50 anni della STP. Le indagini condotte dalla Digos, dalla squadra mobile e dalla sezione volanti hanno condotto l'arresto di Claudio Pupino, 45 anni, e Andrea Reo, 20 anni, entrambi di Brindisi. I fatti risalgono al marzo scorso. I due brindisini bloccarono l'autobus guidato da Pezzuto, vi fecero irruzione e lo riempirono di botte, a loro dire colpevole di aver contravvenzionato la ragazza di uno dei due. Pupino e Reo dovranno rispondere di violenza privata in concorso, tentata violenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Andrea Reo, infatti, è anche l'aggressore di Salvatore Brigante, avvenuta sempre lo scorso marzo presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove l'urologo presta servizio. Contro Brigante, Reo sferrò un paio di pugni al volto perché esigeva un'ecografia al seno per sua madre, ma ovviamente l'urologo non era abilitato alla richiesta di questo esame e rifiutò. Come risposta, pugni al volto al noto medico brindisino. Alla fine della sua vacanza in Grecia sbarca nel porto di Brindisi con due clandestini al seguito e viene arrestato. Le manette sono scattate ai polsi di Franco Margheri, 21 anni, di Firenze. Il giovane è stato fermato a bordo della sua Fiat Panda, in cui erano nascosti due clandestini marocchini, uno nel cofano, l'altro sotto il sedile posteriore coperto da masserizie e vestiti. Da accertamenti è emerso che entrambi gli extracomunitari avevano pagato 1.500 euro a testa per essere trasportati clandestinamente in Italia. Una parte di quel denaro era finita nelle tasche del giovane toscano.